Trento. Però tu devi sapere, Maurizio c'ha sta cosa, ce l'ha sempre avuta nelle redazioni. Certo che sì. Lui mm-hmm. fa così, ci sono dei personaggi e poi gli dà delle rubriche, così proprio. Scusa, questo dello, come subito. Sta Gianluca? Gianluca Arnaud, buonasera. Bentornato. Dove sta? Trento? Sì, sono a Trento. Ecco, lei com'è andata l'estate? Bene? Abbastanza bene, sì, abbastanza bene, grazie. Ha cantato molto o poco? Ma speravo di più, beh, si spera sempre di più. Lo dobbiamo presentare ai nostri ascoltatori. Sì. Lui per tutte le puntate a Radio Costanzo Show ha interpretato un'aria. È vero, in maniera straordinaria. E Maurizio dice: perché non lo rifacciamo tutti i martedì anche quest'anno? Ed eccoci qua. Senta, mi dica una cosa: dov'è che è andato meglio quest'estate? Che quale ricordo migliore? Ma è la mia Puglia, se permettete. Certo che sì. Sì. Sarò un po' campanilista, non lo so. No, però, perché da vive a Trento, che campanilista. Parla dalla Puglia. Senta, che cosa ha pensato di interpretare questa sera per noi, visto gli argomenti trattati che sono tanti? Beh, si parlava anche ieri di violenza, di femminicidio, di donne, di uomini, di gelosia. Sì. La cosa migliore che mi è venuta in mente è stato l'Otello di Giuseppe Verdi. Bravo. Certo. Bene, noi siamo qua, tutto orecchi. Allora facciamo una cosa, Gianluca. Ti presentiamo, chiediamo alla regia audio video di Milano e Roma di abbassare l'audio ovviamente della nostra tappeto musicale. Bene, fatto, a lei la parola, Gianluca Arnaud, la voce e la parola con il canto, vai. Prima ad ucciderti, sposa, ti baciai. Or morendo nell'ombra in cui mi giaccio, un bacio ancora, un altro bacio. Grandissimo, che onore, grande ritorno. Grazie. A Radio Costanzo Show. Senta, per la prossima questo settimana è, si deve preparare. Il delirio di Otello, diciamo, dopo che ha ammazzato Desdemona e si è suicidato, e sta per morire. Ecco, lei però si riprenda e prepari un prossimo brano per mercoledì prossimo, perché eccezionalmente perfetto. Andiamo lunedì e mercoledì la prossima settimana. Gianluca, grazie. Benissimo. A mercoledì prossimo. Ci sentiamo mercoledì. Grazie, un abbraccio a tutti. Grazie.